Oh, ciao a tutti dallo Spolab, buon 2022. Oggi, giorno di Capodanno, faccio degli esperimenti. Sto facendo degli esperimenti con il cemento per manufatti. Questo sarà poi alla fine un vero e proprio manufatto. Penso di farci una base per lampada. E questi sono due provini perché sto provando una ricetta un po' a modo mio. Chiaramente dovremo vedere poi se questa ricetta a modo mio sarà buona, potrà essere insomma tenace, e faremo delle prove con questi appunto provini. Ci vedremo tra qualche giorno. Iscrivetevi al canale, vi terrò aggiornati con degli shorts. Grazie a tutti e di nuovo buon anno, buon 2022 dallo Spolab. Come si fa una leggenda di successo? Che ci vuole culo? Che ci vuole culo? Dopo qualche giorno, buongiorno a tutti. Non toccare, tocchiamo. Allora, andiamo a vedere cosa è successo. Bene, queste sono le prime formine. C'è un po' di vapore acqueo sopra. Ecco qua. Adesso bisogna rompere il contenitore, lo stampo, diciamo. Ecco qua. Questi sono provini e questo è un cemento per manufatti. Adesso questi sono provini. Lo metto qui nell'acqua, lo lasceremo un po' di giorni nell'acqua. Poi andiamo a prendere questo, togliamo la batteria che serviva da supporto, togliamo il cartone. Adesso questo dovrebbe venire via. Non fa il vuoto. Non sarà facile. Lo so io come sarà il sistema. Dilatazione termica, signori. E voilà. Guardate che bello. Adesso questo qui dentro in stagionatura. Ora rimane l'ultimo. Questo è venuto male. Comunque sia, stagionatura anche per lui. Perché qui avevo fatto una modifica, ci avevo aggiunto la colla vinilica. Via. E poi vedremo tra un po' di giorni, passerà ancora un'altra settimana, qualcosa così, e vedremo poi quello che succede. Ecco qua, passata una settimana in acqua, l'ho appena tirato fuori. Eccoli qui. Adesso dovremo attendere l'asciugatura, anche se è molto freddo. Siamo in piano inverno adesso.
La temperatura adesso in questo momento è di 0 gradi circa, quindi non è una temperatura ideale. Comunque, vabbè, stiamo facendo degli esperimenti. E appena asciugati, adesso vedete che il colore è molto scuro perché è stato in acqua, quindi poi dopo, quando sarà tutto asciutto, assumerà questa colorazione circa, perché comunque la ricetta è diversa tra queste due. Faremo delle prove proprio a martellate su questo per vedere la tenuta, e con questo ci farò qualche cosa. Ci vedremo tra una settimana circa, per voi pochi secondi. Ecco qua, passato il periodo di asciugatura, abbiamo ottenuto, scusate, questo qui. Molto liscio da questa parte, in polvere, ma poi questo si risolve con una vernice, e questo lo lasciamo così, ci faremo qualcosa. Con questo invece, questo provino, andremo a fare delle prove, così come con questo, che è quello con l'aggiunta di colla vinilica. Adesso prendiamo un martello e qui, aiutandoci, anzi, da qua, il coso della morsa che è più... meglio per batterci, cominciamo con questo, vediamo quanto tengono. E comunque vedete, questo diciamo hanno tenuto un po', ecco qua, lo frantumo anche con le mani, quindi non è buono. Andiamo a vedere questo. Anche questo riesco a... forse l'avevo già crepata. Ma comunque non è male. Vediamo la tenuta alla caduta. Diciamo che può andare. Allora, i provini li abbiamo rotti tutti, mi danno questo, con questo qualche cosa però ci farò perché è troppo bello, e ho già una idea, lo vedremo in un altro video. Mentre invece passiamo alla ricetta. Vedete, provatela anche voi questa ricetta, insomma, vediamo un po'. E allora, un bicchiere, una parte di cemento Portland, tre parti di sabbia, magari la passate pure se dovete fare cose piccole, la setacciate, e una parte di acqua. Poi mentre la mescolate, magari se serve altra acqua la aggiungete, perché poi dipende da come quanto è umida pure la sabbia, insomma, perché se la sabbia è molto umida, chiaramente serve meno acqua, insomma. Bene, tutto qua, vi ringrazio di aver visto questo video e come sempre iscrivetevi al canale, cioè, se vi è piaciuto, se no no. Ciao. Oh,